Buonasera a tutti, eccoci al primo spazio dedicato al mondo agricolo in rappresentanza proprio della Coltivatori Diretti, della Coldiretti, che intende lanciare una serie di messaggi importanti sulla sua attività e su quello che si sta evolvendo nel mondo agricolo che sta tornando settore primario importantissimo come stiamo vedendo in questo periodo di crisi. In particolare lancia un segnale di speranza la Coldiretti di Arezzo e la Coldiretti in generale con una iniziativa importante che si è tenuta recentemente a Firenze con tutti i giovani della Coldiretti del Centro Italia riuniti in una grande manifestazione per prendere coscienza del proprio ruolo e per lanciare una serie di messaggi importanti che abbiamo evidentemente raccolto nelle interviste che ora mandiamo in onda. La prima è al presidente della Coldiretti Toscana, Tullio Marcelli, che è anche presidente della Coldiretti di Arezzo. L'agricoltura sta riscoprendo i giovani, l'agricoltura sta riappassionando le classi più giovani del nostro paese e credo che sia uno dei pochi settori che dopo questa crisi dirà la sua nel mondo, perché il Made in Italy nel mondo, perché il turismo comunque a cui è legato anche l'agricoltura, perché il paesaggio, il territorio, il mangiar bene sono sinonimo di questi ragazzi che comunque credono e scommettono con la propria vita nell'agricoltura italiana. Il messaggio è un messaggio di concretezza, è un messaggio di speranza, è un messaggio di attualità, ovvero sia di persone che comunque oggi, nel momento di crisi, stanno investendo in agricoltura, di persone che hanno magari lasciato anche altri lavori o che hanno fatto studi diversi e che si sono cimentati nell'attività agricola, magari continuando quella del padre o del nonno. Il messaggio quindi è un messaggio molto forte, è un'Italia che lavora, un'Italia del buon senso, un'Italia che comunque scommette sul proprio futuro, cioè scommette sulla classe giovane di questo paese. Il primo consiglio è quello innanzitutto di leggere l'attività in modo imprenditoriale. Noi abbiamo un servizio, quello di Creditagri Italia, che è un consorzio FIDi nazionale, unico in Italia in agricoltura, che sostanzialmente ha messo a disposizione assieme a un pool di banche 150 milioni di euro per lo start-up, per avviare l'attività agricola, facendo quindi investimenti nel settore agricolo. Dico questo perché attraverso un sano business plan, quindi trovando quindi anche le risorse per poter o comprare i terreni o comunque migliorare un'attività già esistente, credo che con un conto economico fatto per bene, dentro Coldiretti si possa incominciare, grazie all'entusiasmo che i giovani hanno, un'attività di impresa. Ecco, a proposito di entusiasmo, abbiamo ovviamente sentito anche la delegata di Arezzo, della Giovani della Coldiretti, si chiama Elena Bertini e ci ha raccontato appunto il perché di questa partecipazione e anche come si stanno impegnando i giovani in questo settore primario. Voi vi candidate a guidare in questo mondo imprenditoriale importante come quello agricolo una nuova fase. Sì, noi ci siamo ormai da anni, diciamo, anche nel campo dell'agricoltura, per il semplice fatto che sono moltissime le imprese familiari, quindi siamo nati e cresciuti proprio con questa forza intorno a noi. Però anche questa cosa ci ha fatto proprio capire che dobbiamo portare avanti la nostra, chiamiamola pure, missione, sia per il lavoro che facciamo e per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente. So che fate molto lavoro dal punto di vista del rinnovamento del modo di fare gli imprenditori agricoli. Sì, esatto, vogliamo rilanciare un pochino le nostre aziende agricole, non solo più come produzione proprio a conduzione familiare, però ci vogliamo affacciare in questo grande mondo che è quello, il mondo del lavoro, però dobbiamo stare al passo con i tempi. Quindi dalla nostra abbiamo l'esperienza delle nostre famiglie e anche la gioventù e la voglia di fare, quindi di innovare, di andare avanti con le nuove tecnologie, di apportare tutto quello che c'è di nuovo all'interno delle nostre, diciamo un pochino, anziane aziende, di dare uno spunto in più e di entrare proprio a pieno titolo a essere degli imprenditori. Perché è importante questo incontro interregionale qui a Firenze, così partecipato da tanti giovani imprenditori agricoli? Beh, innanzitutto è per far vedere che siamo uniti, siamo giovani, abbiamo tutti la stessa idea, che vogliamo portare avanti lo stesso progetto, quindi di poter lavorare, di poter innovare, di poter fare imprenditoria. È anche un confronto con le altre regioni che ci stanno accanto. Bene, allora questo spazio dedicato appunto al mondo agricolo, alla Coldiretti in particolare, è terminato. Noi torneremo tra 15 giorni a parlare ancora delle iniziative con questo spazio dedicato a Campagna Amica. Una buona serata a tutti.